E bentornati ragazzi sul canale di Chialbi7, rieccoci con Bloodborne. E mentre vi ricordo di seguirci anche su Instagram, andiamo avanti aprendo questa porta dove ci eravamo lasciati la scorsa volta. Allora, io... Ecco qui. Che grande gioia ammirare il divino. Deve essere un grande piacere. Sei in debito con me, sai? Sei appena superiore a una bestia, eppure eccoti qui, direttamente al cospetto degli dèi. Perché sono in debito con te? Sei stato tu a darmi... Sei tu il bastardo! I tuoi piedi sono lenti come il tuo ingegno? Oh, basta con queste esitazioni. Compi il balzo. Gettati ai lupi. Sì, sicuramente è stato lui a darci la tonsilla di pietra. I tuoi piedi sono... Oh, basta. Sei inquietante da morire. Il tuo viso mi ricorda il protagonista, il mostro protagonista del film Hellraiser. Hellraiser o Hellraiser? Non mi ricordo più. Terrificante comunque. Questo è un vicolo cieco. Era, per intenderci ragazzi, quel mostro con tutti gli spuntoni in faccia. Ah, questo è aperto, bene, bene. Mamma mia. Tutto molto inquietante comunque. Ok. E questa è un'aula scolastica. Ci siamo sul soffitto probabilmente. Era trasformato, quell'alunno era praticamente una lumaca. Uniforme da allievo, pantaloni da allievo. Ok. Però prendiamo quell'oggetto, si scatena l'inferno, ragazzi. Sicuro. Chiave dell'anfiteatro a una magna. Che bello però. Da qua siamo entrati, quindi veniamo da quel lato lì. Io guardo sempre il tetto, ragazzi, perché c'è. Animali comunque. Luoghi strani con gente strana. Tutto aperto comunque. Ecco, sapevo io. Conoscenza del folle, conoscenza del folle. Vabbè, era normale trovare questo tipo di oggetti.
c'è nient'altro però qui. Questa porta qui è molto poco convincente. Voglio esplorare bene questa zona. Sapete, è divertente comunque tornare su un gioco dopo così tanto tempo. Anche se... Oh oh. Ecco questo. Ah, ecco, ecco, ecco. Qui sono veramente in tanti. Ecco, qui sono veramente in tanti. Allora facciamo una strada leggermente alternativa, perché noi siamo entrati da qui prima. Qui c'è un'altra porta. Però questa non si apre da questo lato. Ok. Dicevo, prima di morire in maniera veramente ridicola, che comunque è molto bello poter tornare su un'opera come Bloodborne, ma comunque non ce n'era, intanto rigiocare un gioco che magari si è giocato solamente una volta, perché a volte si può ma siete gli slimer praticamente, cioè vi ricordate? Forse no, perché non siete ragazzi, allora siete degli alunni indisciplinati, ok? Tu non hai neanche il cappello. Oh. Vi ricordate quelle manine tipo di gelatina? Si allungavano così. Proiettili di mercurio. Voi non vi siete svegliati di tutto questo? Proiettili. C'è altro. Metto quella porta da quel lato lì. E lì c'è un nemico. In qualche modo è possibile salire. Cosa abbiamo qui? Augure di ebrietas. Diciotto addirittura. Ciò che resta della verità straordinaria scoperta a Bingerwert. Usa i fantasmi, gli invertebrati noti come i auguri dei grandi esseri per evocare parzialmente ebrietas abbondanti. Abbandonati, scusate. Gli ebrietas abbandonati. Ebrietas. Il primo incontro ha dato il via a un'indagine sul cosmo svolta all'interno del vecchio labirinto, portando infine alla creazione del coro.
Ok, torniamo qui, praticamente. Quindi tutta questa parte l'abbiamo. Legno massello indistruttibile. Ok, quindi qui ci siamo già stati. Giusto per evitare che a un certo punto si sveglia e ci segue. Non danno moltissimi echi del sangue questi. Ma che cosa diavolo? Non me l'aspettavo assolutamente. Frontiera dell'incubo. Ok. Ok. Oh. No! No, 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 ti prego! Maledetta lucertola. Sono stata fortunata. Ok, ok. Oh. Ricordo. Cosa c'è lì? Ricordo abbastanza bene cosa c'è lì. C'è una bella boss fight. Questo è un luogo che non credo che sia un luogo meramente fisico o collegato in qualche modo a livello geografico a Yharnam. Almeno non credo. Però siccome, ragazzi, scusatemi, ma sì, voglio tornare al secondo del cacciatore, perché voglio quella lucertola, non per altro, eh. E voglio anche un attimo migliorarmi come statistiche. Bentornato. Che cosa? Sì, canaliamo gli echi del sangue. Allora, wow, ne servono tantissimi di echi ormai. Sono contento della vitalità in questo momento, sinceramente, anche della resistenza. E il danno che facciamo comunque è buono. Vorrei aumentare arcano. Voglio aumentare arcano, perché è una statistica interessante, la voglio aumentare. Addio, che tu po... Sì, 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 lo so. E chiamatemi pure folle, ragazzi, ma sono preso le cure con altri echi. È curioso. Comunque, io ricordavo che in Bloodborne c'erano, a un certo punto si era proprio... Dov'è? Aha. Mannaggia, pietà del sangue. Speravo in un pezzo. Ripeto, ricordavo bene che a un certo punto si arrivasse in questa zona, ma non ricordavo come, perché appunto, come dicevo all'inizio, una cosa bella di questa run, secondo me,
Vabbè, siamo caduti. Gemma del sangue della tempra. Piano piano, eh. Noi eravamo lì sopra. E qui invece non siamo così performanti come mi piacerebbe. Rispetto a prima, dove eravamo veramente molto performanti. Quindi qua... Elisir di piombo. Bisognerà agire con molta cautela. Ok. Mi è sembrato un qualcosa di mistico. Scusate. Sono un attimo illuso di un qualcosa che non era. Va bene. Non fa caso. Niente, va bene. Se non possiamo andare di qua, evidentemente dobbiamo andare dall'altra parte. E questo è uno shortcut, né più né meno. Prendiamoci i nostri echi del sangue. Azionato in questa maniera, con questo bottone. Mamma mia. Piano piano, eh. Ma che co... No. Sempre meglio, eh. Sono bestie. Molto pericolose. L'avevo intuito, ma non pensavo così pericolose. Ok. Volevo solamente controllare.
Ok. Dovremmo vedere queste gemme adesso, eh. Messaggero. Ma che cosa c'è lì sotto? Oh, pure un altro cacciatore. Dai, ma non è proprio il momento. Ma ti sembra il caso, il momento? Eh? Pure. Un altro! Dai, ma scherziamo? Ecco. Qualcosa mi dice che non è il momento di essere qui. Ok, riproviamoci un attimino, proviamo a fare i furbi. E cerchiamo di capire come essere... performanti in modo giusto. Ma era una lucertola cresciuta questa. Lo avete attaccato, vero? No. Questo è molto, 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 molto inquietante. Ragazzi, io vi assicuro che non volevo assolutamente questo. Ok, ma ditemi che c'è un'uscita. Ragazzi, non so dove sto... Credetemi, io non so dove sto andando. Ma che è?
là là. Wow. Ok, cerchiamo un attimo di comprenderci e capirci. Ok, non era quello che volevo fare, volevo semplicemente dare uno sguardo. E comunque vedete che non c'è fondo, è proprio un piano esistenziale dell'incubo questo. E comunque noi eravamo non lontani da quel ponte. Allora, ragazzi, ci riproviamo. Cercando di lasciare. Anche se è un peccato, perché questa è una zona che secondo me. Gemma del sangue del fulmine. Le vedremo queste cose, ragazzi, ve lo prometto. Però cerchiamo di essere un attimo smart. Neanche utilizzare l'antidoto, ragazzi, perché ovviamente antidoto, va bene, ok. Credo di aver avuto molta molta fortuna prima. C'è qualcun altro che tira qualcosa, però, eh? No! Ma che cazzo? Ok, no, ragazzi, non è proprio il momento di essere qui. E allora facciamo una cosa insieme, che abbiamo saltato totalmente. Non mi importa degli echi, ormai quella quantità di echi è una quantità, tra virgolette, irrisoria. Facciamo una bella cosa. Andiamo ad aprire una. Andiamo ad aprire uno shortcut importante che avevo completamente saltato e che parlando con un amico dice: ma tu sei andato ad aprire,
Cioè, guarda, non mi ricordo dov'è, bene, non me lo ricordo, e mi ha indicato un attimo la strada, però questo è successo sempre un mese fa, quindi bisogna vedere adesso di che cosa ricorderò di questa discussione avuta con questo amico. Intanto siamo diventati molto più forti. Allora, la situazione era riguardante... Oh, bisognerà vedere dov'è questa zona, non la ricordo più. Ma praticamente riguarda il... Non è di qua. Gentilissimo. Ok, qua c'è il villaggio. Qua non ci interessa il villaggio, nel senso che in realtà sì. Villaggio che io avevo saltato. A piedi pari, ma vi ero tornato. Tant'è che se vedete c'è il buco qui aperto, la trappola terribile che c'è qui in realtà. Molto, grazie, gentilissimo. Ora... Beh, bravo il pirla. Oh, da questa parte credo. Oh, vedi un oggetto che non avevo. Pastiglia della belva. Devo assolutamente ricordarmi che fosse da questa parte qui. Ah, per il cielo, perché non la smetti? Ogni tua occhiata ci porta sventura. E me la passo già abbastanza male. Per favore, lascia in pace una povera vecchia. Ok, cercavo proprio voi, ecco. Allora. Da questa parte qua c'è questo bel passaggio che conduce a un luogo, stavo cadendo, a un luogo molto particolare che io ricordo leggermente. Perché? Perché mi impressionò. Ed è questo lago incredibile. Ora, questo lago incredibile che ci porta chiaramente veleno, perché sennò
Keprio c'è, dove ci sono anche esseri simpaticissimi. Da questa parte qua, mentre ci arriviamo, anzi credetemi, non ho più memoria. Anche qui insomma zone molto simpatiche. Forse da questa parte qui, eh. Ah, qui era. Ero stato bravo, perché qui siamo pieni di scheletri, eh. Ora vi chiederete, ma dove siamo finiti? Ora ve lo faccio vedere. L'avevo cercato questo shortcut, ma non l'avevo trovato quando ero riandato appunto in quella parte, in quel piccolo villaggio lì all'interno dei boschi. Non l'avevo trovato. Ancora non avete capito esattamente dove siamo. Ma ve lo faccio capire adesso. Siamo all'inizio del gioco. Siamo alla clinica di Josefka. È straordinaria questa mappa qui, straordinaria. Da qui è stata scavata questa fossa che ha portato sotto. E da qua si va in una zona che non ricordo. Ma quello che volevo fare è un'altra cosa. Dov'è? Io ricordavo un'altra cosa, perché ricordavo che si poteva salire come al solito. Ragazzi, mi sto perdendo io qualcosa di... Beh, andiamo qua sotto. Non ricordo assolutamente cosa ci sia. Di Mercurio. Conoscenza del folle, non potrebbe essere altrimenti. Eccola qua.
adesso, insomma, è che fate più paura come una volta. Però vedete com'è. Basta un nulla e ti ritrovi a combattere con i corvi che tu c'hai, ma sono i corvi, che cosa devono fare ormai? Visto? Ok, non si passa da qui. Si va per questi bei tetti e comignoli. E si entra dentro la clinica di Giuseppe. Ora. Siete l'hotel. C'è un corpo di quello che ho chiamato essere seppia. Comunione. Un'altra runa. E questa qui è... Scusate. Ok ragazzi, rieccoci, scusatemi, una chiamata importante. E... c'è questo essere qui. Questa è la porta, appunto, della clinica, la prima porta che abbiamo aperto nel gioco, perché questo è il tavolo in cui ci siamo risvegliati. Vedete che qui c'è anche la nota che avevamo scritto. E questo essere droppa. Ah, ok. Comunque droppa fiala di sangue di Josefka. Appunto perché questo essere qui è Josefka. Convocazione a Keynast, vedremo dopo di che si tratta. Qui, da qualche parte, e lo vedremo nel prossimo episodio, c'è l'impostora che appunto ha preso il posto di Josefka, ha trasformato Josefka in questa creatura per fare degli esperimenti. E incontriamo uno scontro abbastanza complesso, ma lo vedremo nel prossimo episodio. Ragazzi, io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche, di mettere un bel mi piace, di incominciare a seguirci anche su Instagram e di lasciare un commento per dire la vostra opinione. Da me e da Jimmy è tutto, alla prossima, ciao!